Siamo nel tempo della Quaresima, tempo di digiuno, tempo di penitenza, tempo di preparazione alla Pasqua. Quaresima, in dialetto leccese, la Quaremma. La Quaremma è il tempo, appunto, ma nello stesso tempo per noi leccesi la Quaremma è naecchia, perché al tempo della Quaresima si metteva sulle case proprio l'immagine di questa vecchietta brutta, triste, me pari proprio una Quaremma, si dice a Lecce per indicare una persona vecchia, malvestita, eccetera, e indicare così il tempo di penitenza, perché sta Quaremma tenia a mano, aveva in mano da un lato il fuso e dall'altro lato una patata con sette penne, a indicare le 7 settimane della Quaresima, i 40 giorni che ci introducono alla Pasqua. E a proposito, c'è un detto salentino che dice così: Site Quaremma nu fila, te Pasca nu minte tela, per indicare che se non si lavora, se non si fa penitenza, se non si vive bene il tempo della Quaresima, poi a Pasqua non si può festeggiare. E ancora c'è un altro detto, un'altra filastrocca salentina che dice così: 7 semane se gnutte la foggia, gnuttere da deglutire, dal verbo latino glutire, appunto inghiottire. Ebbene, 7 semane se gnutte la foggia, entra lu boscu, se mangia la ghianda, am paraisu, se canta la gloria. All'infierno brucia la fiamma, perché chi vive bene la Quaresima può godere poi delle gioie del paradiso, della gioia della risurrezione, ma chi invece vive male la Quaresima, allora per lui c'è solo l'inferno. E a proposito, i nostri anziani, i nostri nonni, molte volte dicevano a noi figli: figli, mi raccomando, oce non se pote incammerare, per indicare che in un giorno di penitenza, come era per esempio il venerdì, quando non si può mangiare carne, appunto non si potevano mangiare i cibi grassi, non si poteva mangiare la carne, non si potevano mangiare i dolci. Sì, perché tempo di Quaresima è tempo di penitenza, ma noi, anche se viviamo bene questo tempo di penitenza, poi in qualche modo qualcosa riusciamo ad assaggiare anche per smorzare la penitenza e tenimo Lituci casuntu li quaresimali, cioè questi dolci con questi biscotti con le mandorle. E meno male poi che al tempo di Quaresima cade sempre la festa di San Giuseppe. E la festa di San Giuseppe è festa dove al contrario se pote incammerare. San Giuseppe sono tipiche le zeppule di San Giuseppe. Le zeppole, mi raccomando, sono solo fritte, quelle al forno sono una novità che non rispetta la tradizione. Dunque, siamo a mangiare le zeppole, mangiamo le fritte, perché fin dal tempo degli Etruschi e dal tempo dei Romani, queste zeppole erano proprio delle frittelle che si facevano appunto fritte. Il nome viene dal latino serpula, indica il serpente attorcigliato. Infatti la zeppola ha la forma del serpente attorcigliato e ricorda la fuga in Egitto di San Giuseppe, della Madonna e del bambino Gesù, che in questo modo sconfiggono l'ira di Erode, il quale, indotto dal serpente antico, indotto da Satana, fa eccidio di tutti i bambini presenti nella Giudea. Ma il Signore Gesù si salva perché lui sarà il vincitore del serpente antico. E allora mangiamo le zeppole di San Giuseppe. Ma a San Giuseppe non si fanno solo le zeppole. In tanti paesi salentini ancora oggi si usa, proprio della festa di San Giuseppe, tirar fuori le mattire. Che cosa sono le mattire? Le mattire sono le madie, cioè queste cassapanche laddove venivano conservati i prodotti fatti con la farina, e veniva conservata appunto anche la farina, e sopra la mattira si lavorava e si faceva il pane. Quanto sono belle, e ancora si trovano nel nostro Salento queste mattire. Proprio la mattira di San Giuseppe era la festa in cui tutte le persone fuori dalle loro case presentavano queste mattire. Sulle mattire mettevano il pane, mettevano la tria,
Che bella questa pasta, la chia, il termine viene dall'arabo addirittura ed indica proprio questa pasta lunga e oggi ancora si dice ogyum manju shisheri e chia, cioè questa pasta allungata insieme ai ceci, era tipica della festa di San Giuseppe e veniva offerto tutto questo ai poveri, i quali di San Giuseppe potevano così nutrirsi e tutto questo derivava da un'antica tradizione in virtù della quale San Giuseppe appunto nella fuga in Egitto aveva approfittato della elemosina altrui e così aveva potuto sfamare se stesso e la sua famiglia. Per questo ancora oggi si face la martira di San Giuseppe e San Giuseppe è il nostro patrono che ci introduce alla festa della Pasqua del Signore perché lui, San Giuseppe, ci ricorda che essere fedeli al Signore Gesù significa vivere anche l'aspetto del sacrificio. E a proposito, c'è un detto salentino che riguarda le mattire, cioè sparagna la farina quando la mattira è china, ca quando lu fondu pare, a ce serve sparagnare. Ecco, riempiamo le nostre mattire non ora di farina, di pane o di ciò che è il frutto della farina, ma di buone opere per prepararci così alla Pasqua del Signore Gesù.